non sarebbe stato coerente davanti a una tragedia, un massacro, un genocidio che si sta perpetrando nel nord dell'Iraq, non sarebbe stato coerente rimanere indifferenti, silenziosi e distaccati. Ed è tutto naturale che per me musulmano, per me imam, per noi comunità islamiche d'Italia e del Friuli, esprimerci in merito e prendere una posizione come ha detto il cardinale Toran, chiara e coraggiosa. La libertà religiosa è un diritto fondante della nostra religione e quindi nessuna religione e nessuna fede è autentica se viene poi ottenuta con la costrizione. E ci sono versetti anche nel Corano, nella seconda sura del Corano, che lo ribadiscono. Quei atti, distruzione di luoghi di culto, omicidi, stupri, deportazioni di massa, poi costrizione delle persone a cambiare, a convertirsi ad un'altra fede religiosa, crediamo, da musulmani, da credenti, che queste attività, queste azioni, offendono Dio e ci offendono come uomini e come credenti. Siamo qui per innanzitutto esprimere la nostra massima solidarietà a quel popolo cristiano, agli yazidi, ma anche ai musulmani che sono stati uccisi a Mosul. L'imam della grande moschea di Mosul è stato ucciso e altri 16 imam delle città di dintorno, imam sufi, sono stati uccisi da questi criminali, chiamiamoli così, perché sono criminali. Noi musulmani e io da imam sono qui per dissociarmi e per condannare con tutti i termini a riguardo contro questi atti che consideriamo atti barbarici, atti criminali e atti anti-islamici. Quella zona, quell'area è secondo me è così nel dolore perché ci sono tantissimi interessi geopolitici ed economici. Il Dio del profitto. Lì ovviamente c'è una corsa delle lobby economiche per accaparrarsi una fetta di questa enorme torta. Purtroppo i popoli sono quelli a pagare di più. Perché tu quando dividi hai forza. Perché la divisione lavori sulle contraddizioni che ci sono in quel territorio. Ci sono diverse etnie, diverse religioni, diverse culture, diverse tribù, come adesso avviene in Libia. Quindi laddove ci sono delle contraddizioni, chi vuole dividere per diventare lui il padrone di casa, tocca questi punti. Il collante che mette insieme una società, anche quando è diversa culturalmente e anche dal punto di vista religioso, sono quei valori comuni, quei valori dell'uomo. Oggi nell'omelia ho chiesto ai fedeli di riacquistare quei valori essenziali dell'uomo. Quando rispettiamo la dignità dell'uomo, quando trasmettiamo agli altri la cultura della vita e non della morte, quando siamo dialogici con tutti, quando siamo aperti, quando siamo disposti anche a perdonare quando gli altri ci offendono, tutti questi valori essenziali, la solidarietà, il ruolo delle religioni deve essere proprio questo, in tutte le società, educare ai valori, diffonderli nella società. Ed è quello che poi creerà il collante di una società. O Dio, Signore dell'universo, invochiamo la tua immensa misericordia e giustizia per ogni persona perseguitata a causa della sua fede, per i rifugiati, gli oppressi, per le vittime di ogni conflitto armato, perché sia riconosciuto il loro diritto alla dignità e alla libertà, perché sia rispettata la loro umanità. Ti chiediamo la pace, la vera pace,
la pace dei cuori, la pace delle nazioni, dove da troppo tempo la vita è resa impossibile dai conflitti armati e dall'odio che li alimenta. Ti preghiamo, Signore, perché cadano le armi dalle mani dei violenti e dei giusti, perché in te trovino conforto e fiducia coloro che sono tentati di cedere allo sconforto. Ti chiediamo la forza della fede e della ragione, perché il rifiuto della violenza e la ricerca di un'intesa pacifica, giusta e fraterna aprano ad un futuro migliore. Per tutta la famiglia umana, Signore clemente e misericordioso, insegnaci la compassione e il perdono. Guidaci alla fraternità nel dialogo sincero. Insegnaci ad essere giusti, come lo vorremmo dagli altri per noi stessi. Illumina i nostri cuori per amare il prossimo come noi stessi e fa sì che ognuno di noi dal tuo amore si senta sostenuto. O Signore, tu che sei luce delle luci, tu che sei altissimo, amorevole, fai sì che nei nostri incontri cresca il desiderio di essere l'amore, per fare la tua volontà, per essere il suo.